Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Allora, qualche video fa ho parlato del genere fantasy e vi ho spiegato i motivi per cui per me è proprio indigesto. Non è che non mi piace, no, è proprio che non lo tollero, a pelle mi fa proprio incazzare, mi incazzo quando vedo un fantasy, ok? È più forte di me. È come se voi aveste un Doberman, ok? Un Doberman vede un gatto. Per quanto sia docile, per quanto sia affezionato a voi, per quanto sia coccolone con i vostri amici, il suo primo pensiero è quello di sbudellare il gattino. Io sono così con il fantasy. Quindi quando mi portate a spasso non mettetemi davanti una copia del Signore degli Anelli, altrimenti ve la riduco a coriandoli, eh? Quindi vi ho parlato di questa mia propensione a non essere troppo tollerante verso gli elfi e i nani. Oddio. E queste cose qui. E molti di voi probabilmente si saranno chiesti, ok, ma se Sinergo odia così tanto il fantasy, ci sarà un genere che ama, ci sarà qualcosa che ama tanto e che magari non amiamo noi e sul quale possiamo punzecchiarlo? Certo che c'è. Io cerco sempre di attaccarmi al film e non al filone a cui appartiene il film, ok? Però in effetti ho delle preferenze. È un po' come quando parli con un amico, sai? Ma come ti piacciono le donne? Ma a me piacciono tutte le donne, l'importante è che siano delle donne carine, dolci, però le rosse... ok, c'hai sempre un po' quella preferenza. Ora, non è il mio caso, non è che io la rossa... cioè, in effetti mi piacciono molto le rosse, però non è quello il punto del video. Il punto è che ho delle preferenze... e il mio genere forse preferito è in effetti l'horror. Horror perché ho iniziato da bambino a vedere gli horror cacandomi addosso e poi da adulto ho rivalutato il filone non solo come uno spauracchio che mette alla prova il tuo coraggio, cosa sulla quale il mio coraggio ha sempre fallito da bambino, ma l'horror in fondo ha dei bellissimi meccanismi psicologici quando si tratta di un horror fatto bene, ovviamente. Perché c'è stato un periodo nella storia del cinema in cui si pensava che fare un horror fosse cosa da tutti. E allora, soprattutto negli anni 80, fine degli anni 70 e tutta la durata degli anni 80 maledetti, si sono prodotte una tonnellata di pellicole di merda horror al grido di ha! Basterà un po' di sangue finto! Ha! Basterà un'attrice figa che urla! Ha! Basterà un mascherone in faccia! Tanto poi è tutto buio, non si vede niente, imbecilli! Avete rovinato una scena! Avete reso la scena horror una scena disprezzata da tutti gli amanti del cinema per bene! Tutti sti bacchettoni intellettualoidi, ma il cinema horror è soltanto una cosa da ignoranti! Il cazzo è da ignoranti! Il cinema horror è difficilissimo, molto più difficile che realizzare un film impegnato! Perché con il film impegnato puoi usare i concetti, perché nel film impegnato puoi usare la grande recitazione, perché nel film impegnato puoi usare una colonna sonora struggente, nell'horror tu non hai un cazzo, non hai niente. L'unica cosa che hai è la capacità di comunicare paura, comunicare inquietudine, non è da tutti, non è una cosa da tutti. E gli horror che amo si contano sulle dita di una mano, ragazzi. Non pensate che siccome ami il genere, io sia qui a dire «Oh, il genere horror! Ah, il genere horror è massacrato, è devastato di stronzate, è pieno, zeppo di stronzate!» E negli ultimi anni l'orrore, la paura è stata sostituita dagli spaventi. Sapete cos'è uno spavento? Ok, questo è uno spavento! Oh, era horror questo video? No, però vi siete cacati sotto perché di colpo ho alzato il volume, ho fatto un casino bestia, vi ho messo un'immagine davanti agli occhi, voi vi siete cacati sotto. Questo sono bravi tutti a farlo, perché semplicemente è come mettersi dietro una porta e fare buh. Lo sanno fare tutti, anche i bambini di 4 anni. Gli ultimi horror che ho visto, gli ultimi, porco demonio, sono 5 anni che si va avanti così, sono tutti così. Musica d'attesa e boom! Di colpo? Beh, ok, sono spaventi. Quando finisci di vedere un film del genere, esci dalla sala ridendo, scherzando e sparando popcorn con il pollice. Un film horror vero ti lascia l'inquietudine dentro anche quando esci dalla sala. E mentre stai guardando il film, non ti scappa la risata, non ti scappa il commento «Oddio, mi sono cacato sotto!» Il film horror ti lascia così. Tutto il tempo con la guardia alta, tutto il tempo con l'angoscia.
Quelli sono i film horror, porco il cazzo! Volete sapere un esempio, secondo me, di film horror perfetto? Proprio perfetto. Nosferatu, Werner Herzog. Madonna, che cos'è quel film? Madonna, che cos'è? È un film vecchio! È proprio vecchio! Ma avete dato un'occhiata a quel film? C'è una fotografia che è minimale. Non c'è neanche un buh! Niente! Quel film ti dà un'inquietudine fuori da ogni logica. Quello è un horror, cazzo! Quello è un horror! L'avete mai visto Omen 666, il presagio? Il primo! Non quella cacata del remake, l'avete visto il primo? Quello è un horror, porca miseria! Si costruisce un'atmosfera che è certosina. Voi dite, magari sì, Sinergo, ma tanti altri generi hanno questa cosa, anche il giallo si costruisce una... Nell'horror è tutto a livello più, come dire, più viscerale questa cosa, quando l'horror è fatto bene, altrimenti sfoci nelle risate più assurde. Quanti film ho recensito su questo canale che volevano essere horror e che in realtà erano delle commedie, anche piuttosto brillanti in alcuni casi. Ma un horror fatto bene fa leva su di voi, non sulle immagini che ti mostra. E qui mi ricollego ad un film. Mi ricollego ad un film uscito pochi anni fa, in realtà. So, l'enigmista. In So, l'enigmista, che molti definiscono uno splatter, o comunque sia uno slasher. Io non credo proprio che si tratti di uno slasher. So, l'enigmista, è un horror in piena regola. E c'è una scena in particolare che strizza l'occhio all'horror che piace a me. Questo ragazzo, il fotografo, che poi viene catturato dall'enigmista e che vediamo all'inizio del film intrappolato insieme al dottore, il fotografo poi a un certo punto scopriamo come è stato catturato, lo scopriamo grazie ad un flashback che ci fa vedere casa sua, ci fa vedere il suo rientro a casa e ci fa vedere che nonostante lui provi ad accendere la luce, non ci riesce perché manca la corrente. Quindi, questa scena si svolge completamente al buio, senza che ci siano artifici di fotografia. Non è che lui non vede, ma voi vedete. Perché spesso nei film è così, c'è il protagonista che va a tentoni, no? Ma voi vedete tutto. Voi è come se aveste il visore notturno. Voi vedete, lui no. Ti viene da pensare, sì, ma sei cieco, cazzo, ora si vede benissimo. Invece in questo film è proprio buio, buio pesto. Che cosa vuol dire questo? Che voi vi immedesimate in lui. Invece oggi c'è questa cosa di fare i manieristi. Vabbè, ma se si vede scuro, poi è brutto. È brutto sto cazzo, è ancora più brutto vedere il protagonista che fa così quando intorno c'è la luce, secondo me. E quindi non si vede nulla, lui va avanti con il flash della macchina fotografica. Brevi lampi dell'ambiente in cui si trova, che voi non conoscete, quindi siete ancora più dispersi di lui in quella scena. Mentre di solito è il contrario, voi sapete tutto, lui non sa un cazzo. Qui è il contrario, lui sa come muoversi perché è casa sua. Voi vedete dei lampi ma non riuscite ad orientarvi. E questo cosa fa? Accresce in voi la tensione. E voi dite, vabbè, Sinergo, ha soltanto ambientato una scena al buio. Sì, ma non ci pensa più nessuno al buio, perché il buio è mancanza di soggetti da mostrare. Invece oggi l'horror si fa con dei mostri in computer grafica, si fa con delle scene ricche di particolari, ricche di ambientazioni gotiche. Ma dove cazzo ve ne andate? La cosa di cui ha paura qualsiasi persona è una cosa che non conosce. Se tu me la mostri per farmi vedere quanto l'hai fatta figa, io la conosco, quindi non ne ho più paura. L'ignoto è la cosa che fa più paura. E che cosa è servito a questo regista geniale per farvi avere paura? Ha dovuto chiamare un reparto di effetti speciali? No! Ha dovuto spegnere la luce. Lo so, sembra una cosa da stronzi, ma le cose semplici nell'horror funzionano. È come dicevano i registi cani di una volta, non ci vuole niente a fare l'horror, tecnicamente. E tutto qua, l'horror buono lo devi fare con la testa, ed ecco perché sono pochi gli horror buoni, secondo me. Ora, non so se riuscite a capirlo questo mio discorso, perché in effetti sto andando un po' troppo a ruota libera. Però il concetto fondamentalmente è che un film horror non dovrebbe essere basato sugli spaventi, non dovrebbe essere basato sulle rivelazioni, ma dovrebbe essere basato sulle cose nascoste e sull'angoscia più che sulla paura di un attimo così, buh, ok? Ora, presto magari vi parlerò più nel dettaglio dei film che io reputo horror veri e poi demolirò con la motosega degli horror
moderni, ovviamente, che reputo delle gran cagate. Si accettano scommesse su quale sarà il primo horror bello e su quale sarà il primo horror cagata che farò a pezzi.